Danilo Toninelli, benvenuto. Le giro subito la domanda di Ferruccio Sanza, che dice, anzi l'osservazione, Di Maio è andato a baciare la pantofola a quegli investitori che invece erano, diciamo, coloro che voi criticavate così aspramente. Siete diventati come tutti gli altri. Buongiorno innanzitutto. Sì, è interessante vedere come, se non andiamo a parlare, ci criticano perché non parliamo con le parti sociali o con gli investitori. Se andiamo a parlare ci criticano lo stesso, va benissimo, la recepisco come una critica costruttiva. Non siamo andati a consolare nessuno. Luigi, insieme al nostro economista Fioramonti, è andato a descrivere i progetti economici che abbiamo per il Paese, come sono sostenibili, come sono concretizzabili. E Luigi, no, ma io la notizia che si è creata su Luigi, anche se posso permettermi di ampliare il fatto dei mercati, noi vogliamo fare a livello economico gli interessi dell'Italia, come Macron fa gli interessi della Francia e la Merkel fa gli interessi della Germania. Non mi pare che a livello europeo i nostri governanti abbiano fatto gli interessi delle imprese italiane. Il 98% del sistema produttivo italiano è fatto di microimprese e piccole e medie imprese. Qua fanno trattati come il CETA, come il TTIP, quindi che gli dà investitori forza sono degli alle grandi imprese che sono degli altri paesi. Gli investitori sono degli interlocutori anche per il Movimento 5 Stelle, cioè voi volete rassicurarli che non farete cose bislacche una volta andate al governo? Perché proprio gli investitori finanziari, allora, il mondo dell'alta finanza? Ma noi parliamo con chiunque. Ieri eravamo insieme agli agricoltori e oggi siamo insieme agli investitori. Noi dobbiamo parlare con tutte le categorie, perché c'è un pregiudizio nei nostri confronti e mi dispiace dirlo, anche molta stampa ha creato questo pregiudizio. E poi io noto la stessa cosa, che io sto girando moltissimo sul territorio, incontro associazioni, ho incontrato le associazioni degli agricoltori, e che è vero, quando ci conoscono ci dicono, vabbè ragazzi, non pensavo che foste persone così serie, perché allora, mi ero fatto una suggestione. Faccio un'altra domanda politica. Immagino che Sanza però si riferisse al fatto che loro hanno sempre contestato questi incontri con gli investitori, sempre contestato il sistema, questi incontri a porte chiuse, e invece poi legittimamente, cioè Danilo ti dico, io figurati, non ho nessun problema, legittimamente anche Di Maio, come tutti gli altri, fa questi incontri a porte chiuse con gli investitori. Una differenza, io, sia, cioè, rispetto a quello che dicevate prima, avete cambiato idea, io sono contento, io sono convinto che cambi idea, se anche a me piace ascoltare le tue parole, io però ti devo fare una specifica. Rispetto alle parole che io sentivo 4-5 anni fa, come diceva Sanza del Fatto Quotidiano, le cose sono profondamente cambiate, ma io sono contento. No Carboni, io sono contento che tu sia contento, però una specifica, siamo contenti tutti, però una specifica è giusto che io faccia. Noi contestiamo l'impronta affaristica, cioè quando noi diciamo che vogliamo regolamentare le lobby, ma sono le lobby a chiederci no, perché, sai perché? Perché noi non accettiamo che ci siano, no, fammi finire Carboni, incontri segreti in cui ti passo il fogliettino, il pizzino con l'emendamento che passa, venissero in Parlamento i portatori di interessi, andassero a parlare pubblicamente col governo. Noi vogliamo la trasparenza e la pubblicità. Quello era giustamente nella vostra logica un incontro, però una solo domanda politica voglio fare, però, perché questa mi interessa, cioè nel momento in cui voi dite andiamo in Parlamento dopo le elezioni e chiediamo che ci sostengano le nostre proposte, come pensate che poi gli altri parlamentari sosterranno le vostre proposte senza avere in cambio una modifica del programma, un ingresso nel governo? Cioè, dovrebbero loro tradire loro, PD, Forza Italia e il loro elettorato, per sostenere la proposta del Movimento 5 Stelle. Allora, è un po' complicata come pretesa, non è un po' troppo forte come pretesa? Se stiamo a guardare i contenuti, allora, tutte le forze politiche dicono che bisogna fare investimenti produttivi in deficit, tutte le forze politiche dicono che bisogna aggredire la povertà. Lasciamo stare che le altre forze politiche, a differenza della nostra, non l'hanno mai fatto. Berlusconi flat tax la propone dal 1994, non l'ha mai fatta. Il Partito Democratico intervenire sulla povertà non l'ha fatto, perché l'Italia, se dice l'euro, è stato il paese con maggior numero di poveri. Quindi quantomeno come contenuto coincidono. Siccome siamo convinti che dopo le elezioni non ci possa essere una maggioranza senza i parlamentari del Movimento 5 Stelle, di conseguenza se non accettano il nostro programma, che può essere, Carbone, integrato, migliorato, e il Paese ha bisogno di governi che si fondano sulle parole scritte, sui punti programmatici, non... Quando mi chiedono le alleanze, io mi sono stancato di parlare di alleanze, perché l'alleanza è la divisione delle poltrone, dei poteri e dei soldi. Io sono contento di essere qua, ti ripeto, sono ulteriormente contento di essere qua. Fatto contento perché Carbone sento stamattina, assolutamente felice, perché sento, sbaglio, ho sentito Toninelli che dice il nostro programma può essere modificato e integrato rispetto all'alleanza future.
future che potrebbero nascere in Parlamento. Questo mi Io li chiamo accordi programmatici, sono ben diversi dall'Alleanza. Le parole sono importanti. Anche il politichese abbiamo cambiato. Anche voi che 5 Stelle parli però, giustamente, dal punto di vista preciso. Io dico una cosa, rispetto alle parole di Danilo adesso e quello che diceva Di Maio ieri in questo incontro a porte chiuse con gli investitori. A noi Di Maio è il Movimento 5 Stelle. No, ma voi lo integrereste il programma, però giro la domanda. C'è nel programma del Movimento 5 Stelle qualcosa nel quale vorreste partecipare? Nasce una grande coalizione qui ad Agorà. E tutto vorrei conoscere il programma del Movimento 5 Stelle. Credo che su alcune cose il Partito Democratico con i partiti populisti ed estremisti non abbia nulla a che fare. Io non voglio ritornare sempre sulle stesse cose, però vorrei chiedere delle cose al Movimento 5 Stelle. Sui vaccini. Perché i vaccini vuol dire la salute di mia figlia. Ok? Quindi io vorrei capire, su un tema sensibile del genere, qual è la posizione del Movimento 5 Stelle. Dopo glielo chiediamo. Scusami 30 secondi, no, perché poi passiamo a parlare d'altro. Buongiorno Cottarelli, ci perdoni dall'alto della sua saggezza. Ma possiamo liquidare un tema così importante in questo modo? 20 secondi. No, ma io capisco che non fanno più notizia, però vuol dire la salute dei nostri figli. Non è un problema di notizia, è un problema che non era... Vabbè, dai, super, però se mi chiede, vuole integrare il programma? Ecco, diciamo, su questa cosa la pensiamo allo stesso modo o no? Perché io penso che i vaccini devono essere tutti obbligatori, punto. Allora, caro, a me dispiace che Carbone non abbia studiato, perché è stata depositata un anno fa la proposta Taverna sui vaccini con l'obbligatorietà dei vaccini abbinata alla raccomandazione. Io sono un padre di una bambina di 4 anni e di un bambino di 7 anni che li ho vaccinati, ci mancherebbe altro, e a casa dico di vaccinare, però dico a casa che le percentuali di vaccinazione in Italia sono basse perché il governo e la ministra Lorenzin non ha lavorato bene. Questa è la verità. Poi sul programma, aspetta, Carbone, io ti pregherei di non interromperli. Una posizione diversa. Io non ti interrompo, ti pregherei di fare altrettanto. Il programma del Movimento 5 Stelle l'ha depositato in questi giorni, ma è pronto da agosto. E mi dispiace che Carbone non l'abbia letto, l'invito a leggerlo. Va bene. Prima di tutto, riduciamo il numero di micropartecipate che stanno gestendo tutti questi servizi. Cominciamo a riprendere in mano, lei diceva, tutti i governi ci hanno provato. Tutti i commissari alla spendere più ci hanno provato, poi che fine abbiano fatto i commissari alla spendere più lo sappiamo benissimo, si preferiva andare a casa il commissario piuttosto che adottare il piano. La nostra idea è adottare per esempio il piano Cottarelli sulla riduzione delle partecipate, soprattutto tutte quelle che sono state create con fini che non erano quelli nobili di gestire un servizio, e iniziamo da lì, efficientiamo il modello di gestione, vedremo che magari si abbasserà anche la tariffa, ma soprattutto daremo un sistema efficiente. Dai social ho preso. Social, se una clip di dicembre, no? Ci chiamiamo dov'era. Allora, Cottarelli, in che senso, parto da Toninelli, in che senso volete adottare il piano Cottarelli? Allora, il dottor Cottarelli ha fatto, dopo Giarda, dopo Bondi, dopo De Luigi stato Guttgel e poi ancora Perotti, un ottimo lavoro per andare ad aggredire la spesa pubblica inutile. A casa devono sapere che la spesa pubblica in Italia ammonta 827 miliardi di euro. Di questi 827 vanno aggiunti per delle agevolazioni, deduzioni, detrazioni, 313 miliardi che non entrano nelle casse dello Stato. Allora, quello che diciamo noi abbiamo un programma che va dai 75 agli 80 miliardi di euro. Siamo una forza politica che ha risparmiato un sacco di soldi pubblici, che vorrebbe aggredire i costi della politica a partire ad esempio dei vitalizi e degli stipendi, degli alti dirigenti e dei parlamentari. Io penso che ci possa essere la possibilità, in un monte di spesa di 800 miliardi, spesa pubblica di 313 di tasse su deduzioni, che è una foresta inestricabile che nessuno ha mai attaccato, ma che Cottarelli ha cercato di attaccare, andare a recuperare 30 miliardi da una parte, dalla spendere più. Spendere più non significa tagliare e diminuire la qualità di servizi, ma tagliare a parità di qualità di servizi. Quindi, e un po' questi di quasi 300 miliardi sono 30 miliardi li prendete dal piano che lei aveva redatto. Nel suo piano erano previste cose come il ricalcolo della pensione retributiva, della pensione contributiva secondo i criteri della retributiva, che vuol dire che chi è in pensione adesso con la retributiva avrebbe un abbassamento evidente di pensione, giusto Cottarelli?
Sì, è esattamente quello che ho detto. È una delle proposte che portiamo avanti da anni, le abbiamo chiamate pensioni d'oro, ovviamente vanno riparametrate, cioè se uno prende 5.000 euro netti... Però le pensioni d'oro sono un'altra cosa. Aspetti, sono due cose diverse. Sì, però parametrati con i contributi non le andiamo a toccare. No, però distinguiamo pensioni... Qua stiamo parlando... Questo capire anche io da quello che finire. Cioè distinguiamo però fra pensioni d'oro... A me piacerebbe riuscire a finire un concetto e poi tu replichi. Però vorrei capire, però distinguiamo, io vorrei capire anche... se distinguiamo o meno che cos'è una pensione d'oro e cos'è una pensione anche bassa, anche alta, calcolata con un sistema diverso. Questo vorrei capire, cioè voi andate a toccare solo le pensioni d'oro o tutte le pensioni col metodo retributivo? Se mi avessi fatto parlare io avrei detto che andiamo a riparametrare tutte le pensioni col sistema contributivo, andiamo semplicemente a valutare quelle che sopra una certa cifra, noi diciamo 5.000 euro netti di pensione, hanno queste persone, riceveranno, hanno già ricevuto molto di più dei contributi che hanno versato, che è la stessa cosa che vorremmo fare con le pensioni dei parlamentari, perché Carbone, che è qua di fronte a me, insieme a tutti i suoi esponenti, ha votato la legge Fornero. Io non l'ho votata, non l'avrei mai votata. Io non ho votato la legge Fornero. Se fossi stato... Non l'ho votato la legge. Perché non eri in Parlamento? Assolutamente, non eri in Parlamento. Ok, il partito, una piccola correzione, il partito di Carbone ha portato, ha parlato di legge Fornero. Il suo partito l'ha votata, però. L'ha votata insieme a Forza Italia. Quelli che dicono oggi di abolirla. Un concetto importante, la legge Fornero vale per chi stava fuori dal luogo, dalle mura del Parlamento in cui è stata votata. Io da cittadino italiano reputo vergognoso, inaccettabile che si facciano leggi per gli altri e non per chi le fa. Quindi noi vorremmo anche lì riparametrare le pensioni dei parlamentari. Però qui è capire le coperture, no? Allora, quindi lei dice, Cottarelli ha sentito tutte quello le pensioni, che dice... Io questo ho capito, io dice, però continuo a non capire. Toninelli? Non riesco a... Toninelli, Cottarelli? Cottarelli. Cottarelli. Si possono trovare. Quello che credo sia sbagliato è far pensare che le coperture non costano niente a nessuno. Insomma, sì, bisogna essere onesti. Anche le partecipate o gli enti pubblici. Prendiamo un ente pubblico che è inutile. Se io chiudo un ente pubblico risparmio, però risparmio se poi se tengo il personale di quell'ente pubblico risparmio molto poco. Allora c'è la questione che perlomeno non devo assumere quelle persone che sarebbero state assunte se non avessi chiuso l'ente inutile. Insomma, ci sono delle scelte da fare che sono difficili e non sono soltanto sprechi in senso stretto. Lo spreco in senso stretto è quasi niente nel settore pubblico, perché quando qualcuno riceve soldi dallo Stato, per quel qualcuno non è uno spreco. E sono cose difficili da fare, non credo sia corretto dire che possiamo tagliare tutto a servizi invariati. Io credo ad esempio che tagliare i servizi pubblici, cioè se noi, esempio non so, l'autobus, no? Anche l'autobus, il grosso del costo delle partecipate in Italia costano parecchio nel settore dei trasporti pubblici locali. I biglietti dell'autobus in Italia e delle metropolitane e gli abbonamenti costano meno che all'estero. Allora, se io voglio andare a sistemare i problemi dell'ATAC, non soltanto mi devo occupare del fatto che magari ci sono troppi dipendenti all'ATAC, magari devo anche sistemare ovviamente la qualità dei servizi, però devo anche fare in modo che la gente paghi il biglietto, devo fare in modo che il biglietto sia a un livello sufficiente per coprire i costi. Quindi più alto di quello che paghiamo ora. Vuol dire far pagare alla popolazione dei servizi che prima non venivano fatti pagare. Dico, quindi il biglietto dell'autobus più alto di quello che paghiamo ora, per capirci, sì, che con quello che succede sì, ad esempio, anche se vai a Londra, il biglietto dell'autobus costa molto di più. Così una cosa se posso... Toninelli, sì. No, allora, ovviamente io ascolto con molta attenzione Cottarelli e ho letto il suo lavoro, però io in questo momento sono dalla parte non del tecnico, è giusto che ascolti i tecnici, ma da parte di chi ha la visione politica. Io non voglio tagliare i servizi pubblici o alzare i costi dei servizi pubblici, ma voi ci rendiamo conto che ci sono delle sacche di sprechi enorme. 8.000, chi dice 8.000, chi dice 10.000, Cottarello lo sa meglio di me, non sappiamo neanche quante sono le società partecipate e di circa il 25% non sappiamo che cosa fanno le società partecipate, ma sappiamo che gli unici che le compongono sono membri dei CDA, chiamiamoli, dei consigli di amministrazione delle partecipate. Sa perché Cottarelli non riusciremo a tagliarle? Perché quelle non rappresentano nostri amici, non rappresentano poltrone che abbiamo fatto occupare grazie a delle scelte politiche di favori, di mance
o di controfavori. E quindi le possiamo fare, non ci danno i voti quei signori lì, non ci danno soldi quei signori lì. E le possiamo tagliare. Però se posso concludere, è importante anche la credibilità, perché se noi andiamo al governo e tagliamo i vitalizi, tagliamo gli stipendi d'oro e le pensioni d'oro, e tagliamo le partecipate, la credibilità che riusciamo ad acquisire in Europa ci può dare una mano per allargare un po' le maglie, magari fare investimenti in deficit, ma che vengono esclusi in quanto in conto capitale dal budget per la valutazione del 3%. Carbone. Minelli, no, allora, questo punto però è importante, anche perché va fatto capire ai telespettatori. Il ricalcolo delle pensioni retributive, lo farete oppure no? No, sopra i 5.000 euro. Il ricalcolo lo faremo sopra i 5.000 euro netti collegato con le pensioni d'oro. Quello che volevo dire quindi anche però che... però il piano di Cottarelli non è più applicabile, non perché è più lui applicabile, voleva... Giusto, Cottarelli, sbaglio? Io non penso di aver mai detto che il piano di Cottarelli lo prendiamo e lo affrontiamo. Anch'io avevo detto che le pensioni basse non si Ah, va bene, allora quindi il piano è applicabile. Com'è? Quindi quel piano sarebbe applicabile in questo caso, sto cercando di capire, non ho un'idea preconcetta. Non credo sia vero che le decisioni della Corte Costituzionale siano assolute in questo senso. Negli anni 90 ci sono due sentenze della Corte Costituzionale che dicono che pensioni in essere si possono tagliare, l'unica cosa che non si può fare è farsi dare indietro i soldi dei pensionati. Però fino ad oggi non è stato possibile, no, Carbone? Ad oggi non è stato possibile, però, Cottarelli. Io la penso come lei. Ma perché è stato disegnato gli interventi? Per ad oggi non è stato possibile, perché la Corte considera sulle pensioni a dopo un certo livello. E questo viola il principio dell'uguaglianza della tassazione. Bisogna intervenire sul lato della spesa. Va bene, se posso permettermi una battuta molto velocemente per fare capire che è vero quanto dico, cioè Perotti, nominato dal Partito Democratico come nuovo commissario alla spending review, afferma che per fare revisione della spesa pubblica non significa tagli lineari, ma levare le sacche di sprechi inutili di spesa pubblica, serve la volontà politica e l'iniziativa dovrebbe partire dai ministri, dopodiché se ne va e dice non mi sento utile. Abbiamo capito perché non si sono tagliati gli sprechi, perché non volevano farlo. Non lo dico io, non lo dice il Movimento 5 Stelle, ma chi è stato messo lì? Da l'ex Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Vuole replicare? No, allora faccio una cosa. Vogliamo per esempio parlare di partecipate? Qui c'è il foglio che c'è, insomma, pubblica i documenti segreti sulla truffa della democrazia grillina, vado a leggere, e scrive il foglio il direttore Cerasa: mentre Casaleggio ha il potere di governare i dati degli iscritti di Rousseau, le procedure di votazione dei candidati, le scelte delle proposte da preservare in Parlamento, da presentare in Parlamento, i soldi versati oggi dagli iscritti e domani dai parlamentari, perché voi andrete a finanziare, no, la piattaforma di Casaleggio. Euro al mese. Con il risultato che appunto finanzierete un'associazione privata, non c'è trasparenza, in pratica nel vostro movimento comanda Casaleggio. Vabbè, il fatto che lo scriva al foglio mi sembra che sia la prova provata che sia l'esatto opposto, però voglio specificare... Però, vabbè, ognuno c'ha i giornalisti che piacciono. Posso permettere di concludere un discorso? Allora, e poi il foglio ha pubblicato l'atto del notaio. Sì, quando tu scrivevi, ma me l'ha appena detto, se vuoi rispondo, perché magari la tua domanda è vero, trova il foglio risposta... ha pubblicato l'atto del notaio, quindi è vero o non è vero, voglio parlare di sopra. Allora posso specificare, se me lo permette Carbone, molto velocemente. Ce l'ha proprio con lei. Russo non è fissato Ferrara, c'era, ma non fa niente, sono contento. Allora, sistema operativo utilizzato dal Movimento 5 Stelle per fare iscriversi, candidarsi, votare, fare proposte di legge. Lo statuto di Rousseau non c'entra con lo statuto del Movimento 5 Stelle. Ripeto, Rousseau è il luogo in cui tutti i cittadini, me che mi sono iscritto al Movimento 5 Stelle, candidato, ho potuto votare altri candidati. Chiunque che sia incensurato, non abbia fatto due mandati e così via, si ma può candidare e scrivere. I dati delle parlamentari? Ora, in questi giorni qua, abbiate pazienza, ma ci sono stati tantissimi candidati, superiori a 10.000, una marea di sopra 10.000 candidati. Però c'è stato un po' di caos, quello sì. Ma è meraviglioso che ci siano stati più di 10.000 persone libere, cittadine, candidate. Si volevano candidare. Fatesi verificare tutti i documenti penali, carichi pendenti, documenti penali, che invito anche le altre forze politiche. Non vogliamo mettere persone che non hanno i requisiti in classifica, ovviamente. No, mi faccia finire. Ma lo statuto, Carbone, per favore, lo statuto che conta è lo statuto del Movimento 5 Stelle, in cui tutti possono partecipare, tutti possono votare, ma soprattutto le persone non vengono cacciate se cambiano casacca pagando la multa di 100.000 euro o se non arriva la sentenza penale passata in giudicato, ma hanno dei comportamenti che riteniamo immorali.